Ruolo centrale del Comune come primo referente nell'erogazione dei servizi ai cittadini e della provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta, questi i due elementi essenziali della legge di riforma degli enti locali approvata il 26 settembre in Consiglio regionale. Il provvedimento recepisce le indicazioni del decreto 95/2012, cosiddetta Spending Review, che obbliga i piccoli comuni alla gestione associata delle funzioni fondamentali e consente anche il superamento delle attuali comunità montane a favore dell'Unione dei Comuni Montani. Una legge che adatta la normativa statale che obbliga alla gestione associata alla realtà piemontese, che mette il comune al centro e che per la prima volta applica un principio di federalismo fiscale. Le risorse prodotte nei territori montani restano alla montagna. In questo modo la regione risponde all'esigenza dei piccoli comuni e aiuta i piccoli comuni a continuare a erogare i migliori servizi alla popolazione. Ma noi come Italia dei Valori siamo contrari a come è stato impostato questo disegno di legge, perché comunque il tetto stabilito, in deroga a quanto stabilito dal governo, riteniamo che sia troppo basso e questo soprattutto a livello montano può determinare una notevole frammentazione. Per quanto riguarda poi i servizi sociali, quindi i servizi da erogare sul territorio, noi riteniamo che un affidamento alle ASL come era 20 anni fa sia meglio.